Buonasera dal Guidi del Galluzzo, vi trasmettiamo su Viola Channel la diretta streaming di Fiorentina-Novara, la gara, la decima giornata di ritorno del campionato primavera. I Viola affrontano, come detto, il Novara. L'1-2, va a saltare il giocatore, il cross, Bangu di testa, sfiora la rete la Fiorentina dopo pochi minuti di gioco. Palla dentro sul primo, ancora Madrigali mette fuori, Bangu. Domestica il pallone, parte Bernardeschi, parte anche Gondo, sulla sinistra c'è Zore, servito dentro Gondo, 3 contro 2, Gondo punta la porta, va a calciare, ci mette la manona De Toni, poi in ombra in questi primi minuti di gioco, numero 7 la Fiorentina, Fossati, punta l'uomo, palla dentro, poi per Bernardeschi, capisce tutto però, Augliera, riparte la Fiorentina con Bernardeschi, palla sul sinistro, 1-0 Fiorentina, fa tutto da sé, Bernardeschi! Al decimo minuto di gioco, Viola in vantaggio. Alza il braccio Bernardeschi, andrà a calciare dentro, il cross sul secondo, Zore di testa, prova a saltare direttamente De Toni con un pallonetto, pallone che sfila oltre la traversa. Andiamo a vedere cosa andrà a provare Gattuso, l'allenatore del Novara, non il Gattuso che conosciamo tutti peraltro. Gondo prova addirittura la rovesciata a sorprendere De Toni, ci mette la mano il portiere del Novara per Ashong, c'è lo spazio, va addirittura a calciare dalla distanza, una parata incredibile di De Toni. Decima giornata di campionato, come detto, chi si fosse connesso adesso, Viola sono secondi in classifica. Occhio al sinistro di Zore, mamma mia, 2-0. Capolavoro di Zore dal limite dell'area, una botta su quale De Toni non può fare assolutamente niente. Fossati, appunto, Rosa Castaldo, tocco sbagliato però, capisce tutto Sciannamea, punta la porta, palla per Libertazzi, può calciare Libertazzi, palla sul sinistro, 2-1 Novara, Libertazzi rimette, riapre la partita, punta Vicari, lo salta, palla sul destro, mamma mia. Si incarica del corner Fossati, resta fuori Bernardeschi, occhio, servito proprio Bernardeschi, sinistro al volo, mamma mia, che calcio d'angolo battuto dalla Fiorentina. Bernazzani, Bangu, Fossati dalla distanza, la mette fuori De Toni. Everton, Zore, ancora Bernardeschi dentro per Zore, di testa, prova a schiacciare, doveva forse concludere di piede. Rosa Castaldo, va a calciare dalla distanza, tiro debole, poi Capezzi, palla alta sopra la traversa, palla lunga per la corsa di Zore, lo stop di petto, esce Vicari su di lui, lo punta, non arriva nessun compagno, si allarga Zore, poi va a calciare, traversa e la palla esce, una conclusione bellissima quella di Zore. Mister, tre punti fondamentali. Sì, una prestazione specialmente il primo tempo importante, dove abbiamo creato tanto, purtroppo l'unico errore che abbiamo fatto ci hanno castigati, soltanto siamo stati bravi a continuare a giocare, sicuramente nel secondo tempo eravamo un po' più stanchi, avevamo speso tanto, abbiamo creato tanto nel primo tempo, magari bisognava chiuderla subito, non ci siamo riusciti, però ecco, era importante ripartire con una prestazione positiva e soprattutto un risultato importante come quello di oggi. Come avete visto, anche Novara è venuto qua con il terzo portiere della prima squadra, Libertazzi del 92, tra l'altro ci ha fatto gol. Insomma, sono esami importanti anche questi ragazzi, concedere 4-5 anni di età di differenza è sicuramente una cosa importante per la nostra crescita e per continuare a cullare questo che sta diventando un sogno, quello di arrivare alle finali magari attraverso subito le prime due posizioni. Tra l'altro ora nelle prossime due gare ci sarà proprio la sfida contro il Torino che ci segue terza in classifica. Sì, pensiamo a recuperare perché sicuramente abbiamo speso tanto oggi, i ragazzi alla fine erano molto stanchi. Sabato abbiamo il Siena che è un altro derby per noi, quindi
bisognerà cercare di, anche lì, di fare una partita di grande attenzione, cercando di arrivare perlomeno con questo distacco allo spareggio con il Torino e magari giocarcelo in casa nel migliore dei modi. E poi le chiedo su Zoré, questo ragazzo nelle ultime settimane sembra veramente maturato, lavora con dedizione, con impegno, corre molto più dinamico rispetto al passato. Cos'è cambiato? Ma è cambiato sicuramente, lui ha lavorato tanto, con grande determinazione, voleva dimostrare che non era quello, diciamo, della scorsa stagione, il ragazzo sta crescendo sotto tutti i punti di vista, l'avete visto, è una forma direi importante che non avevamo mai visto, ecco, è un premio a questo ragazzo che sta lavorando con molta attenzione e vuol dimostrare tutto quello di buono che era stato detto di lui fino ad oggi. Nel prepartita c'è stato un colloquio anche con la Dissando Mancucci, cosa vi siete detti? Ma niente di particolare, parlavamo della partita, delle difficoltà che abbiamo incontrato e niente. Va bene, grazie. Grazie.